come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se lo dato Gesù Cristo, siamo, cari fratelli, nella sedicesima domenica del tempo ordinario e ancora una volta ascoltiamo il brano secondo l'Evangelista Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Cerchiamo di comprendere questo brano del Vangelo, cari fratelli, anche per evitare di dare dei messaggi o dei giudizi piuttosto frettolosi e quindi anche errati. Una considerazione intanto: sembrerebbe che questo brano del Vangelo sia in contrapposizione con quello della domenica precedente, quella in cui abbiamo ascoltato il brano del buon samaritano. Là Gesù elogiava il samaritano che si era dato da fare. Oggi sembra proporre come modello invece una donna che non muove neppure un dito per aiutare la sorella. No, non si vuole contrapporre la vita contemplativa a quella attiva. Un'altra precisazione che mi preme segnalare e dire: intanto la traduzione fatta deve essere una traduzione più corrispondente al testo originale. Nel testo originale Gesù non dice «Maria si è scelta la parte migliore», ma semplicemente «Maria si è scelta la parte buona». Sarebbe questa la vera traduzione da fare. Mentre Marta si lascia prendere dall'agitazione, Maria fa la scelta giusta, si comporta cioè da persona saggia. Vediamo di capire il perché. Oggi vediamo Gesù in casa di queste due sorelle. Marta, che è la sorella maggiore, la più grande, si mette subito al lavoro e certamente, avendo ospite Gesù, si dà da fare, offrirà qualche cosa, preparerà un piatto, qualche pietanza, qualcosa da bere, cose che giustamente tutti farebbero. Maria invece, che è la più giovane, anziché stare in cucina, preferisce starsene seduta ad ascoltare Gesù. Ed ecco quello che noi potremmo chiamare un po' il bisticcio che finisce per coinvolgere Gesù. Maria stava seduta ai piedi di Gesù. È importante questa annotazione, l'espressione che serviva a indicare l'inclusione fra i discepoli di un rabbino. Era cioè di chi, insomma, partecipava ufficialmente e regolarmente alle sue lezioni, chi si rendeva discepolo di un rabbino. Quindi Maria qui viene presentata come alunna di Gesù. Ed in quel tempo questo risultava scandaloso, poiché nessuna donna poteva essere discepola di un rabbino. Dicevano i rabbini, guardate dove erano arrivati a dire, dicevano così: è meglio bruciare la Bibbia che metterla in mano ad una donna.
Oppure dicevano anche: se una donna va alla sinagoga, sia nascosta, non compaia in pubblico. Questa era la mentalità diffusa. Anche San Paolo dirà: le donne tacciano nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare. Nella prima lettera ai Corinzi viene detto questo al capitolo 14. Ecco la scelta, qui insomma, la scelta rivoluzionaria di Gesù: accogliere fra i suoi discepoli anche le donne. E Maria è una di queste. Ed anche il fatto: una donna di nome Marta lo accolse in casa sua. Non viene citato il fratello Lazzaro, lo farà poi l'evangelista Giovanni a sottolineare che c'è anche il fratello Lazzaro. E questo è l'inizio di un mondo nuovo, la rivoluzione nel mondo femminile. Una seconda osservazione: il testo non dice che Maria è assorta in preghiera, che sta a contemplare, non dice questo il testo, ma che ascolta la sua parola. È il richiamo alla parola del Vangelo. Allora Maria diventa il modello di chi dà priorità all'ascolto della parola. Ed eccoci alla risposta di Gesù. Non si tratta di rimprovero da una parte o di elogio. Marta viene richiamata perché è preoccupata, perché si affanna per tante cose, perché si impegna nel lavoro senza aver prima ascoltato la parola. Maria, invece, viene elogiata non perché è una fannullona o perché è furba, lasciando solo la sorella in cucina. Dice solo che la cosa più importante, quella di cui c'è di bisogno, la priorità, cioè, è l'ascolto della parola. E allora, cari fratelli, qual è il messaggio di oggi? Il messaggio di che Gesù ci vuole dare è questo: non cadere nel rischio dell'impegno apostolico se non si è guidati dalla parola. Nulla possiamo dare agli altri se prima non abbiamo fatto l'esperienza dello stare soli a soli con Gesù Maestro. Maria ha scelto la parte buona perché cioè ha ascoltato la parola. Anche l'altra Maria, la Madonna, facciamo riferimento a Maria Santissima, la madre di Gesù, ricordate che viene elogiata perché è stata attenta alla parola. È l'inizio proprio dell'evangelista Luca che ce lo riporta. Nel Vangelo qui Maria non dice una parola per difendersi. Il suo silenzio è meditazione e interiorizzazione. Amiamo pensare che Maria, dopo aver ascoltato la parola di Gesù, si sia messa anche lei a servire, sia andata anche lei in cucina a collaborare, a preparare per qualche piatto, per qualche pietanza da offrire al Signore, da condividere loro anche insieme. Non come Marta, oberata di lavoro prima di confrontarsi con la parola. I doni di Dio, cari fratelli, sono per chi sa ascoltare. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole.